Carissimi amici del TG Tour, oggi apriamo insolitamente ma molto gradevolmente col nostro ospite spettacolare che voi avete riconosciuto senza ombra di dubbio, Piuccio Sciola. Oggi a Cagliari in maniera eccezionale proprio perché sei andato a ricevere il capo dello Stato. Anche con l'abito nuovo. Oh, Fanta, complimenti. E di rigore l'abito grazie. Oscuro, Sinara di Aici, è vero. Piuccio, cosa è successo? Abbiamo liberato questa targa che prelude a questa bellissima installazione artistica, questa scultura, questo tricolore in chiave Sciola. Raccontaci. Il tricolore presume dei colori che non ci sono nelle pietre, sono delle forme, sono le prime tre sculture della Sardegna, appunto un grande basalto, un calcare e un granito, cioè la sintesi della cultura littica del nostro patrimonio. Devo dire che oggi è stata per me una grande emozione incontrare il presidente Napolitano, soprattutto per la sua statura morale, credo che sia importante e anche un grande orgoglio per chiunque, a prescindere dalle manifestazioni o contestazioni che ci possono essere, però è stato un bel momento, una persona che ha apprezzato le opere. E sfacciatamente mi sono permesso di fargli ascoltare i suoni delle nostre pietre, come vediamo nelle immagini. I complimenti da parte del Presidente della Repubblica sono stati molto apprezzati e ringrazio veramente questa giornata di grande emozione, che devo dire che da quando mi è stato proposto questo lavoro ormai da oltre un anno, che simbolicamente sarebbe dovuto essere primo monumento delle manifestazioni che riguardano le manifestazioni dei 150 anni, però non molto stranamente la Sardegna è sempre ultima, quindi questo risulta essere l'ultimo monumento delle manifestazioni, comunque anche molto significativo perché queste pietre, quale materia littica per eccellenza, rappresentano comunque l'elemento più serio per qualsiasi fondazione e quindi credo che queste siano presenti, intanto rimangono come patrimonio della regione, patrimonio di Cagliari, in uno spazio straordinario quale il porto di Cagliari. Mi auguro naturalmente che questa sia una prima installazione. D'accordo, una prima di una lunga serie. D'accordo anche con il presidente Massidda. Credo che ci siano possibilità di fare tante altre cose nel porto. Piuccio, noi te lo auguriamo, ovviamente noi da persona sensibile come sei ti ricordiamo l'iniziativa di Caterpillar, mi illumino di meno. Si spengono le luci in senso modugnesco del termine ad un monumento per città. Anche a casa stamattina non mi accendeva più la luce del bagno, quindi c'è anche un mio piccolo contributo. È vero, perché la casa di Piuccio Sciola sta sperata a casa museo. Grazie Piuccio per la tua generosità e lanciamo il servizio di Simone Spiga per Mi illumino d'immenso con le immagini della nostra Valentina Liguas. Grazie Piuccio. Grazie a voi, ciao. Grazie per la linea del TG Tour, questa mattina siamo al Comune di Quarto insieme ad Andrea Mameli, autore del libro Manuale di sopravvivenza energetica. Perché questa mattina qui al Comune di Quarto? Qui sono stato invitato dal Comune di Quarto e dagli amici che hanno organizzato lo spettacolo sull'energia, perché è necessario parlare di energia ma anche vedere che cosa comporta risparmiare, cosa comporta evitare gli sprechi, che è l'oggetto del mio libro. Oggi è la giornata cosiddetta Mi illumino di meno, il 17 di febbraio 2012, è una giornata che ci serve per pensare come migliorare il nostro rapporto con l'ambiente a partire dai consumi. In questo contesto uno scrittore ma anche uno studioso del tema come si pone rispetto all'amministrazione e che tipo di collaborazione vuole creare, che sinergie vuole portare avanti? Sicuramente è importante partire dai bambini e dalle bambine, dalle scuole elementari, partire dalle considerazioni di base che sono quelle di cosa consumiamo a casa, cosa possiamo risparmiare a casa, cosa succede a scuola quando invece accendiamo o spegniamo la luce, perché è fondamentale rapportarci con l'energia anche se non ci pensiamo, ma è quello che pervade la nostra vita di tutti i giorni. Quindi essere qui oggi è importante sia perché è una testimonianza doverosa, sia perché partire dai bambini è il modo migliore per migliorare il nostro pianeta. Andrea, l'ultima domanda, il tuo manuale rappresenta e presenta delle pillole importanti proprio di risparmio energetico domestico e non solo. Lancia ai nostri ascoltatori due pillole semplicissime per risparmiare un po' di soldi.
Beh, molte cose per chi lo fa già appaiono banali, però continuo a scoprire meraviglia di fronte a consigli semplici come spegnere le luci quando non servono, a seconda delle luci, perché poi ci sono quelle a basso consumo che possono anche restare accese consumando meno ovviamente delle luci a incandescenza, e soprattutto i LED, che sono piccolissime luci e piccolissime presenze nella nostra casa, che però sommate possono portare via alcuni euro al mese addirittura, e questo potrebbe essere un'indicazione. E l'altra è quella di fare a meno di qualcosa di cui possiamo veramente fare a meno, come portarci in automobile davanti al posto in cui dobbiamo arrivare. Si può parcheggiare lontano, si può scegliere di andare a piedi, si può scegliere di organizzare delle riunioni in posti equidistanti se sono tutti lontani, oppure farle invece con mezzi telematici. Ci sono delle opportunità che abbiamo sia con le tecnologie sia soprattutto con la nostra volontà. Con noi l'assessore Antonella Pirastro, assessore alla pubblica istruzione, una giornata importante per il mondo della scuola quartese. Assolutamente sì, non abbiamo voluto mancare all'ottava edizione di Mi Illumino di Meno. L'amministrazione comunale è sensibile alle tematiche sul risparmio energetico e abbiamo chiamato a raccolta una rappresentanza di tutti gli studenti delle nostre scuole quartesi, ai quali abbiamo proposto in maniera ludica, interattiva e divertente alcuni spunti di riflessione sull'importanza del risparmio energetico. Io direi che possiamo chiudere qua questa stand up dal comune di Quartu. Simone Spiga e Valentina Ligas, a voi la linea TG Tour. Quale ghiotta occasione incontrare il presidente Milia per strada qua a Piazza Giovanni, nel giorno in cui il presidente Napolitano, da presidente a presidente, insomma Napolitano, il ricordo che hai tu di questo grande uomo di Stato, di questo statista? No, innanzitutto non c'è pace per Milia, insomma, stavo davvero passeggiando e mi avete beccato anche adesso che mi sto un po' riprendendo la vita, insomma, sono un po' più tranquillo, studio, leggo, scrivo, lavoro, quindi... E posso testimoniare che hai lasciato le sportine della spesa. E chi ti trovo in mezzo? Voi. Presidente Napolitano. Presidente Napolitano è un grande presidente, insomma. La persona che io ho avuto la fortuna di conoscere da ragazzo, militavamo nello stesso partito e lui teneva noi giovani di allora delle lezioni di politica, di cultura, di storia, ricche di grande lucidità. È un uomo molto... sobrio oggi non si può dire, perché insomma Monti lo usa in continuazione, quindi non usiamo questa espressione, però una persona molto misurata, abituata a ragionare, ma nel tempo stesso anche molto determinata. Io credo che se oggi abbiamo qualche speranza in più di venire fuori dalla situazione nella quale ci troviamo, molto lo dobbiamo anche a lui, insomma. Ecco, ma Presidente, ho sentito anche qualche flebile, devo dire la verità, moto di, diciamo così, di contestazione. Hanno sbagliato il bersaglio? No, non credo, insomma. Io credo che il Presidente abbia esercitato le proprie prerogative, insomma, di rappresentare i bisogni di un intero Paese, e ha cercato di farlo nel migliore dei modi. Poi non è il presidente che fa leggi, non è il presidente che adotta misure di governo, questo spetta ad altri, spetta al Parlamento, spetta al governo, insomma. Il Presidente della Repubblica svolge il proprio ruolo. Limitiamoci a questo, e nel limitarci a questo non si può non dire, non sottolineare che l'ha svolto nel migliore dei modi. Ecco qua, grazie infinite. Presidente Milia, insomma, ci auguriamo di rivederla prestissimo nei nostri teleschermi. No, adesso avete interrotto la mia passeggiata. Vabbè, siccome sto cercando di buttare giù qualche chilo, insomma, quindi se oggi perdo qualche grammo di meno, la colpa è vostra. Vabbè. Grazie infinite. Ciao, a presto. Grazie.
Davanti a questo magnifico sfondo, le estive e gli abissi, ringrazio il TG Tour per la linea. Siamo qui con l'assessore Enrica Pugioni per parlare appunto di questa iniziativa. Di cosa si tratta? Buongiorno, si tratta di una mostra dal titolo Le estive e gli abissi, parole che abbiamo preso in prestito al grande romanziere Michele Mari, parafrasandoli un po'. È una mostra che si svolge ad Oristano e a Cagliari. Ad Oristano l'antiquario Norborense ha già inaugurato questo martedì scorso, mentre a Cagliari inaugura sabato alle ore 18 al Ghetto degli Ebrei con l'orchestrazione della Soprintendenza dei Beni Archeologici. Quindi si tratta di una esposizione dei reperti che il nostro mare generosamente ci ha ridato, quindi per quanto ci riguarda una riflessione anche attraverso il racconto dei testimoni muti e sommersi che gentilmente, grazie al lavoro degli esperti, possono narrarci tante storie. Ecco, dicevo, il racconto della nostra identità o di parte di un'identità che è sicuramente multipla, fatta di incroci, scontri, incontri sulle rive e sulle sponde della nostra isola. Ed è una mostra, ci terrei a dirlo, organizzata in piena sinergia con la soprintendenza. Ricordo che un primo esempio minimo di gestione integrata, perché il biglietto darà diritto anche all'ingresso al museo archeologico, proprio perché noi è il primo passo verso quello che spero, in un itinerario che spero porterà presto alla creazione di un sistema museale archeologico integrato sul territorio. Quindi insomma questo è un progetto che può avere un risvolto a lungo periodo? Più che avere un progetto a lungo periodo, inserito in un progetto nel medio e lungo periodo. Noi già abbiamo affidato uno studio di gestione, ovvero uno studio che valuti appunto tutti i possibili impatti e la fattibilità della creazione di un sistema integrato, quindi ricucire tutto quanto il nostro territorio, il patrimonio dei beni culturali. Quindi ci stiamo lavorando e speriamo che diventi presto realtà. Quindi questo è il segnale, primo passo, una testimonianza per un progetto e un itinerario sul quale siamo già in strada, insieme con la soprintendenza e l'università. Tra Cagliari e Oristano è inaugurato il 18 febbraio Le estive e gli abissi. Terminerà il 13 maggio 2012. Si tratta di un'iniziativa accattivante che propone un percorso alla scoperta di oltre 350 eccezionali reperti. Sono dei reperti che sono stati rinvenuti dalla soprintendenza archeologica negli ultimi 15 anni e provenienti da 15 siti subacquei nell'area marina tra Cagliari e Oristano. Tra i numerosi manufatti archeologici esposti ve ne sono alcuni di particolare interesse, come un modello di nave romana repubblicana che è lungo ben oltre 8 metri e mezzo. Ma per tutti gli amanti dell'archeologia marina è venuto il momento di tuffarsi tra le estive e gli abissi e di assistere a questa magnifica mostra. Anche per oggi è tutto, restituisco la linea al TG Tour, Valentina Ligas e Simone Spiga. Abbiamo visto il servizio sulle estive e gli abissi, riferito certamente a tutti i ritrovamenti trovati nel mare della Sardegna e soprattutto è anche al Ghetto degli Ebrei, perciò visitatelo. Ma caro Antonio, abbiamo anche delle notizie. Sì, certo, passiamo anche a un pochino di rassegna. Come è solito fare il nostro TG, lavoro, monti, avvisi ai sindacati, riprendo direttamente dalla stampa.it, riforma con o senza accordo. Parliamo della giornata in cui Napolitano si trova in Sardegna, appena inaugurato, come abbiamo visto, la statua di Pinuccio Sciola. Napolitano dichiara: serve un nuovo welfare, in effetti non possiamo farne a meno, ormai i tempi sono maturi. Mentre in Afghanistan un mezzo militare si ribalta e perdono la vita altri 3 soldati italiani. Questa è la notizia che funesta la giornata della visita del Presidente dello Stato italiano qua nella città, nel capoluogo isolano. Caro Professor Pia, andando scorrendo nelle nostre notizie, ricordiamo che ieri è morto l'archeologo Giovanni Lilliu, un personaggio di fama internazionale. Oggi le esequie, pensate voi, si terranno il primo pomeriggio. Se ce la faremo, ci andremo, caro Professore. E non ci rimane che salutare il nostro popolo del TG Tour che tanta soddisfazione ci sta dando, mentre qualche bandiera dei quattro mori ci scorre proprio nel backstage, diciamo così. Vi ricordiamo che il TG Tour è al canale 111 della Digitale Terrestre, sul telecomando 111, su YouTube, poi su Facebook. Su Facebook, su Twitter, ma soprattutto, ecco, invitiamo tutte le persone a sintonizzarci sul nostro programma. Perciò 111. A domani!